Dalla Spagna alla Repubblica Ceca, il mondiale Superbike non smette di stupire, ma soprattutto di divertire, con gare mozzafiato e duelli che terminano solamente sotto la bandiera a scacchi. E come nella spagnola Aragon, anche sulla pista di Brno, da tutti considerata il circuito di Max Biaggi per le numerose vittorie conquistate dal campione romano nella sua carriera, abbiamo ritrovato Max Biaggi e Marco Melandri decisi a centrare la vittoria. Ma se sulla pista spagnola i due campioni italiani si erano controllati in un duello ravvicinato e consumato nella sola tensione, a Brno il pilota dell'Aprilia e quello della Yamaha se le sono date di santa ragione, regalando agli appassionati due gare condite da sorpassi come non se ne vedevano da molto tempo, almeno tra due piloti di grandissimo valore come Max Biaggi e Marco Melandri. Dopo la splendida pole position conquistata con un giro perfetto nella giornata di sabato, Max Biaggi ha cercato di vincere gara 1, trovando però sulla sua strada un Melandri grintoso e combattivo che a due giri dal termine gli ha rifilato l'ennesimo decisivo sorpasso. In gara 2 il duello si è ripetuto, ma questa volta Max ha risposto sorpasso su sorpasso con decisione e talento, conquistando alla fine la sua prima vittoria da fresco quarantenne. Il tutto sotto gli occhi di un bravissimo Carlos Checa, che, non potendo fare di più, si è accontentato di due terzi posti.